comanda la regia di Modric e gli strappi di Perisic recuperato possono risultare decisive. Ma attenzione all'agente atmosferico, oggi a Mosca fa molto caldo e l'alto tasso di umidità ha creato una cappa di afa che certo non svanirà prima. Sai come si allenano, poi dopo come si divertono, come passano il tempo quelli della squadra? I croati si vedono da marzo. Ah, hanno sotto l'ombrellone, fanno le parole croate. Ragazzi, com'è la partita? Bella. Bella, bella, è vissuta, combattuta, anche, combattuta veramente. 1-1. Ma stanno giocando bene, eh? Sì. Chissà. C'è gioco, diciamo, è quella situazione in cui c'è gioco. Paradiso. Tu non lo ammetterai mai, ma a te Fico piace molto. Devo lavorare. Devo lavorare. No, i prezzi a me mi piacciono moltissimo. Vabbè, sai. È Fico, eh. Se no si chiamava Sfico. Comunque, 1-1, eh. 1-1? 1-1. Quando è rigori? Secondo me sì. No, ma dai, là dietro. Ciao. Così. Cosa fate a Fico? Siamo venuti a vedere la partita. Siamo venuti a vedere la partita. A vedere la partita. 1-1. Ma c'è gioco, sta venendo una bella partita. Sì, una gran bella partita, un gioco maschio ma maschio, corretto. Vabbè, croati. Tu l'hai visto il primo tempo? Ho fatto la doccia, sono ancora sudato. Ah, vabbè. Adesso prendiamo una birra, dai. La tua sa di... La mia sa di... La tua, cioè, che birra è questa qua? È una birra nera un po' affumicata, ma sa proprio di speck, di come il foglio di seconda... mangiare uno speck, bere uno speck liquido. La tua com'è? Ma sa un po' di trifoglio di seconda mietitura, cioè un po' strano. La tua? Te lo dico, guarda. È tipo Ezli, la tipo? Mummia del Similau. Ma la sa che? Alla salute! Salute! E cosa diciamo? A questa bellissima partita. Gran partita. Allo spec. Gran partita. Russia, ce la ricorderemo, Russia-Croazia. Il ha fatto un sondaggio con i suoi utenti sulla gelateria di Bologna più buona. Quella più votata è stata quella che ho votato anch'io, la gelateria Scirocco. Dove io sono andato a... Ci vado spesso a prendere il gelato al parmigiano, al gorgonzola, a questi gusti qua. Poi fai i post da cui scorreggia vestita. E poi fai, è certo che fai la scorreggia vestita, cioè, capito? Il gelato al parmigiano. Eh sì, e sono buonissimi, buonissimi, buonissimi. Quanto costa il pene con le bici? Se vogliamo farlo, facciamolo. 12. Ma non, cazzo vuol dire 12? Ma non è neanche specificata la moneta. Perché io devo fare una cosa da tossico. Max va a prendere una birra. Ragazzi, devo fare una cosa un attimo da tossico. Cioè cosa devi fare? Fumare una sigaretta. Vai, fumare, dai. Vengo anch'io. È il momento, secondo me. Facciamo? Attenzione, la Francia 4-1. Quanto stanno? Mbappé. Mbappé. Però forte Mbappé. Com'è Mbappé, Davide? Ancora un po' acerbo, ragazzo, però un bel prospetto. Ne parlano tutti un Mbappé è un calciatore, non è un modo di dire bolognese che non conoscevo. No, è Mbappé. Ah, okay. Pensavo che avessi detto una cosa tipo Mbappé. 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 Un po' così. Sì, io sono qua venuto da Francia, proporrei io una sigaretta omeopatica con una sigaretta vera. Riconosco, grazie. Ti offro una sigaretta vera. No, è da due anni. Quindi andate a fumare voi? Vabbè, 4-1 ormai... No, è fatta. L'avevo dimenticato in carica, sono sceso, Roma Termini, pacchetto di paglie, nausea tutto il giorno, quindi adesso sono sempre più completamente... Ah, proprio sì, ma continuare a fumare quelle, solo due, quindi quelle normali al giorno, era possibile? Non mi piace quel gusto. Scusate, ma 4-2, eh? Ma no, ma infatti stavamo parlando di una battaglia, una partita combattuta. C'è speranza. Trovati... No, mi chiedevo... Con tutti questi gol c'è una partita forse interessante da vedere. Sei da un cliente, Davide? Sarebbe no, stavo facendo vedere a lui degli articoli interessanti per questo prodotto. Ma c'è lavori con loro, tu? Se la regia di Modric e gli strappi di Perisic recuperato possono risultare decisive. Ma attenzione all'agente atmosferico. Oggi a Mosca fa molto caldo e l'alto tasso di umidità ha creato una cappa di afa